un film sui sentimenti, è un film sui sentimenti, una protagonista anche la posta, le lettere, la posta del cuore. Voi che rapporto avevate con la posta, con le lettere, con la poesia, con questi elementi quando eravate giovani? Che rapporto avete ancora? Se ancora oggi magari a te Edoardo, a te Marta vi capita di mandare una lettera invece che un semplice WhatsApp come fanno tutti oggi? No, io sono stato un grande scrittore di lettere. Io ho avuto conversazioni epistolari con alcune persone, con alcuni miei amici per tanto tempo e mi è sempre incuriosito leggere le poste del cuore dei giornali. Quando prendo un giornale in mano, se c'è la posta del cuore, la vado sempre a leggere e ti confesso che anche se lo faccio per email, ancora adesso mi capita di scrivere delle lunghe lettere a delle persone che magari sono state importanti per me, ancora lo faccio. Te invece, Marta? Yo también, sí, para mí es muy importante y tiene más valor lo físico. Entonces, hacer el ejercicio del corazón a la mano y pensarlo y no tachar y darle amor y decorarlo y luego entregarlo y que se quede, sí, es muy valioso. Y es verdad que la posta del cuore en España, yo creo que no hay. Non hai. Yo creo que no. Bueno, hay, pero no había. In Italia alcuni grandi giornalisti hanno la posta del cuore. Massimo Gramellini è un romanziere molto importante in Italia e ha una posta del cuore massimo importante. Ma sì, sempre in Italia. Ecco, ma voi invece avete una persona di riferimento dove magari andate un porto sicuro dove la vostra posta del cuore, dato che a te piace poi Edoardo, hai un punto di riferimento No, la dove mia sei? posta del cuore sono le sceneggiature. Io ho la fortuna di potermi esprimere. La mia posta del cuore è scrivere le storie e implicitamente, segretamente, confessare piccoli pezzi di me in ogni personaggio, in tutte le storie. Io sono fortunato in questo. Vi volevo chiedere se secondo voi è più facile raccontare ed emozionare le persone con la nascita di un amore o è più difficile emozionarle con la fine di un amore. Io mi sono emozionato molto ed il film è veramente bello. Non è per Grazie. fare i Marta, vuoi complimenti. rispondere tu a questa domanda? No, non lo sé, no lo tengo claro. La verdad es que depende de la forma, porque los amores son generales, pero cómo los cuentas son particulares. Y yo creo que una de las cosas más bonitas de la peli es que te enamoras de los personajes cuando se están dejando. Y eso, yo creo que puede haber La Chasse un giorno a Roma 2 y volvemos. Va bene. No, ma a volte gli innamoramenti possono essere meravigliosi, ma anche molto banali. E la stessa cosa, le separazioni possono essere invece solamente tristi. In questo caso abbiamo cercato di ribaltare e raccontare una separazione in un modo un po' più luminoso, originale. Sì, penso che voi ci siete riusciti perché Grazie. veramente siete arrivati a colpire il cuore degli spettatori e non era semplice con un argomento del genere. Poi hai trovato la giusta alchimia con Marta, secondo Sì, me. decisamente. Come l'hai scelta? Una curiosità mia, dato. Sono andato a Madrid, ho fatto degli incontri, ho incontrato delle attrici e appena lei è entrata, dopo tre battute che ha detto, io avevo già capito che era la persona giusta, non solo l'attrice giusta, la persona giusta per fare il film. E poi Marta, l'ultimissima, questa volta hai conosciuto Roma, la bellezza di Roma, mentre in passato hai preso anche un premio importante a Venezia, quindi cosa ti resta di Roma? Che Resta? emozioni ti ha lasciato? Lo, Roma, la las, città lo, di sí, Roma. sí, pero lo más importante para mí ha sido la gente que he conocido. O sea, Roma tiene que ver con la gente que nace en Roma. El espacio es bellísimo, pero ya lo sabía. Lo que no sabía es que los romanos son así. Grazie mille. Grazie, Gracias. grazie. Grazie.